Ok, buongiorno a tutti. Diamo il benvenuto ai nostri studenti a questa simulazione pubblica che riguarda addirittura tre concorsi, che sono il concorso Ministero dell'Interno, Agenzia delle Entrate e il concorso RIPAM fresco fresco uscito la settimana scorsa. Qualche minutino e attendiamo che pian piano iniziate a collegarvi, ad entrare. Inizio già a vedere i primi studenti, do il saluto a Sonia Bonifacio, a Itsilia Ria, a Cristi Espo. Ok. Anche a Mario Paganini, buongiorno Sonia, mi confermate che si vede e si sente bene? Oggi siamo addirittura in collegamento con tre tablet davanti, sono nemmeno Biden o il futuro Trump a tutti questi tablet davanti quando deve fare un comizio pubblico, quindi mi sento anche onorato. Allora, andiamo subito al dunque. Iniziate a scrivere nei commenti delle dirette le vostre mail, perché oggi vi arriverà un bel po' di materiale didattico gratuito in omaggio. Vi arriveranno delle dispense di preparazione su quelli che sono gli esami, ma anche un piccolo opuscolo su quelle che sono le tecniche di memorizzazione che servono naturalmente quando prepariamo i concorsi pubblici. Prima di entrare nel vivo della simulazione di oggi, che riguarda tre concorsi, ripeto, RIPAM, Agenzia delle Entrate e Ministero dell'Interno, ovviamente io vi darò una serie di informazioni, alcune che riguardano la nostra scuola ed altre che invece riguardano proprio il concorso RIPAM che è stato appena pubblicato. Allora, andiamo per ordine. Innanzitutto vedo che state iniziando a scrivere nei commenti le mail. Allora, iniziamo nel dire che il concorso RIPAM Coesione 2024 è un concorso per 2200 posti. La domanda scade entro il 7 novembre del 2024, quindi c'è un bel po' di tempo per fare questa domanda, però non arrivate sempre alla fine. Poi ci sono gli amanti del brivido, che piace proprio, no? Dire io devo arrivare all'ultimo giorno, magari un'ora prima, poi ci contattano e dicono ah, ma non mi hanno ammesso la domanda. È anche normale, quindi il tempo c'è. E se siete interessati, ovviamente do il buongiorno a Cristi Espo, che si è collegata. Quindi se avete il tempo, fate la domanda, anche perché questo è un concorso molto, ma molto interessante. Riguarda soprattutto il sud Italia, quindi le regioni che sono messe a disposizione. I posti sono la Campania, che rientra tra la seconda regione con più posti in Italia, pensate 528 posti solo nella regione Campania. Poi abbiamo la regione Basilicata con 78 unità, regione Calabria 261 posti, regione Molise 36, regione Puglia 436, regione Sardegna 167 e regione Sicilia 623. Quindi è un concorso che riguarda principalmente il sud Italia, dove è prevista la laurea. Tra l'altro la laurea in giurisprudenza vi consente di accedere a più funzioni, quindi voi avete la possibilità di fare domanda anche per più profili. E come si articola la prova d'esame? Si articola proprio, scusate il gioco di parole, in una prova scritta, quella che andremo a simulare oggi. Quindi una prova scritta che prevede 25 domande sulle materie oggetto del profilo per il quale si concorre, più 8 quesiti di logica e 7 quesiti situazionali. Ora, tutte queste materie, naturalmente, rientrano in quella che sarà oggi la simulazione che andremo a fare. Perché, come già vi ho detto, ogni volta che teniamo lezione,
quando si parla di concorsi pubblici, si parla di una base comune di tutte le materie. E quali sono queste materie? Il diritto amministrativo, il diritto pubblico, la logica matematica, la logica verbale, la parte relativa all'inglese, la parte relativa all'informatica. Quindi queste sono le matrici comuni delle materie oggetto dei concorsi pubblici. E oggi, con l'avvocato Lucchetta, noi andremo a fare proprio questo. Andremo a simulare una prova. Quindi sarà molto importante oggi chi si è appena collegato, do il benvenuto, vedo un bel po' di studenti collegati, mi fa piacere, ad Arianna Todis, Aola SHG e Andreana Farris 81. Buongiorno, buongiorno anche all'avvocato Caruso che si è collegato. Perché è importante oggi partecipare a questa simulazione? Anche chi non è interessato a preparare questi tre concorsi, perché noterete che nella batteria dei quiz che noi andremo a affrontare, le materie riguarderanno anche altri concorsi. E allora, oggi faremo una cosa molto importante, vi daremo l'idea di come verranno strutturate queste prove d'esame, quindi vi leggeremo la composizione delle domande, le eventuali risposte, l'avvocato Lucchetta darà qualche dritta e qualche consiglio anche su come leggere la domanda e come risponderla. Perché tutto sta là nel segreto del superamento della prova e come inquadrare l'argomento, cioè quello che chiede la domanda e quello che va data come risposta. E questo è il gioco, chiamiamolo gioco, è questa la metodologia che ci consente poi di arrivare al concorso e di superarlo. E oggi l'avvocato Lucchetta, che in maniera eccellente da anni prepara i nostri studenti, vi darà delle tecniche. Poi, se c'è qualcuno di voi che invece è interessato proprio a conoscere, quindi immaginate ora state a casa, fate il quiz, volete avere la correzione del quiz, per fare questo dovete poi ovviamente contattarci, perché le simulazioni, in questo caso, e le correzioni saranno destinate ai corsisti che si sono iscritti a queste simulazioni private. Quindi oggi noi faremo una panoramica sulla batteria dei quiz, sulle simulazioni, successivamente andremo poi a effettuare la correzione che, ripeto, sarà privata solo per i corsisti. Se c'è qualcuno di voi che dice mi interessa, trovo il metodo che mi piace, mi serve perché mi devo esercitare per quel concorso, basta che ci contattate. Se mi date il numero verde dello studio, in modo tale che ve lo comunico, il numero WhatsApp e il numero della sede, tra poco me lo daranno, voi avete la possibilità attraverso questo numero di contattarci e di ricevere tutte le informazioni che volete anche per iscrivervi ai nostri corsi. Anche perché, vi do un attimo una panoramica generale molto importante su quelli che saranno i prossimi appuntamenti pubblici della nostra scuola. Il primo si terrà venerdì, sabato 9 novembre ore 10. Terremo proprio un open day e una prima lezione per quanto concerne il concorso RIPAM. Oggi facciamo una panoramica di simulazione, ma invece il 9 novembre alle ore 10 teniamo una prima lezione open day. Quali sono i numeri da contattare, che potete contattare ora anche per potervi iscrivere alle simulazioni private? Il numero è 081-193-44353 e invito i nostri collaboratori a scriverlo nei commenti delle dirette. E il numero WhatsApp è 377-312-6342. Quindi ora chi ci contatta non solo riceve il classico materiale in omaggio che vi daremo, ma avrà la possibilità in questo caso anche di poter partecipare e iscriversi a queste simulazioni private, che, ripeto, noi terremo fino ad oltranza, fino alla fine, cioè andremo avanti, ci saranno altre simulazioni.
Detto questo, quindi parlato del concorso RIPAM e di quelli che sono gli appuntamenti, io ovviamente vi invito a partecipare anche alle prossime lezioni della nostra scuola, che soprattutto quella infrasettimanale che riguarda i concorsi pubblici che tengo io, che è una lezione in cui facciamo una panoramica generale di tutti quelli che sono i concorsi in entrata e in uscita. Diamo il benvenuto ad altri studenti, a Francesco Bellinazzo, a Luci Mastro Pietro, a Maria Rosaria Q, Agenzia Giuffredi Torre Annunziata che ci segue sempre, a Quercia Carmela 87. Vi dicevo che ogni settimana noi teniamo una rubrica proprio sui concorsi pubblici, una rubrica dove vi parliamo di tutti i concorsi che sono usciti, quindi potete fare domanda, ma allo stesso tempo parliamo anche dei concorsi che usciranno e cui dovrete fare domanda se volete. Per esempio, già vi anticipo, DSGA quasi al 99% verrà pubblicato il bando a dicembre. E su tutti questi concorsi, DSGA, concorso INPS, che pure uscirà a breve, il concorso Regione Campania successivo aperto a tutti, noi già stiamo facendo preparazione. Saluto Quercia Carmela che ci ringrazia, buon lavoro, Maria Domenica Ravida, anche Antonio Musciacchio che saluto affettuosamente. Quindi qualcuno mi chiede, ma io posso già iscrivermi a concorsi dove ancora deve essere pubblicato il bando? La risposta è assolutamente sì. Lo potete fare, anzi lo dovete fare, per una serie di ragioni. La prima, le date. Quando esce un bando, quasi sempre le date vengono messe a ridosso del bando. Non avete quella calma, quel tempo necessario per potervi preparare. Immaginate che vi approcciate per la prima volta al mondo dei concorsi pubblici. Non avete mai affrontato un concorso e volete preparare quel concorso. E allora, quanto è importante anticipare la preparazione? E noi come lo facciamo? Lo facciamo attraverso delle piattaforme personali che vi diamo, dove già troverete le materie suddivise per argomenti più importanti, col materiale didattico e la batteria dei quiz. Lezioni che voi potete vedere in maniera illimitata. Cioè queste lezioni voi le potete rivedere tutte le volte che volete. Poi ovviamente quando ci sarà il bando procederemo alla struttura e alla realizzazione di un vero e proprio corso. Do il benvenuto anche a Nunzio Alfieri, ciao Antonio, anche a Lella Brancaccio. Quindi io vi ho girato il numero WhatsApp della scuola, che è 377-312-6342. Chi oggi decide di scegliere la strada della preparazione dei concorsi pubblici lo può fare, e lo farà perché naturalmente è una strada che con il giusto metodo e la giusta costanza può portare al superamento dell'obiettivo. Ed è quello che noi facciamo nella nostra scuola. Ovviamente a questo, oltre a tutta la parte collegata ai concorsi pubblici, c'è una parte dedicata alla formazione giuridica della nostra scuola, perché noi ogni sabato, rispettivamente alle ore 9 e alle ore 14, facciamo preparazione per il corso di avvocato e anche preparazione per il corso di magistratura. Quindi se c'è qualcuno che è interessato anche a questi altri due corsi, può partecipare a una lezione di prova gratuita proprio per ricevere non solo il materiale didattico, ma anche per prepararsi a queste lezioni. Se non ci sono domande sul concorso RIPAM, su iscrivervi ai altri concorsi di cui vi ho parlato, io direi di entrare nel vivo della simulazione di oggi, dare la parola all'avvocato Lucchetta proprio per iniziare a capire come rispondere alle domande dei quiz. Perché poi una volta che voi superate i quiz è tutto in discesa. Quindi iniziamo a capire come rispondere a una domanda. E poi soprattutto vediamo quali possono essere le domande di un concorso RIPAM, di un concorso Agenzia delle Entrate o di un concorso Ministero dell'Interno. E allora, nel frattempo si continuano a collegare studenti e questa è una cosa che mi fa piacere. Dottoressa,
Ok, io ti passo la parola, quindi passiamo la parola all'avvocato Lucchetta e nel frattempo addirittura una chiamata in diretta da parte di Diego che ha preso alla lettera il nostro numero WhatsApp per chiedere informazioni. Io direi le chiamate facciamolo sul numero fisso che è 081, così facciamo quest'altra specifica 193 44 353. Invece il numero WhatsApp utilizzatelo per scrivere. A volte io lo consiglio anche per ricevere il materiale didattico, anziché che ci scrivete le mail, che poi a volte la mail va negli spam, non mi arrivate, è sbagliata la mail, WhatsApp, subito 377-312-6342. Procedete in questo modo, io passo la parola all'avvocato Lucchetta e mi raccomando, buona simulazione. Saluti, leggi le domande, quindi leggiamo le domande, poi la correzione delle domande invece la facciamo privatamente, quindi stacchi dopo la lettura delle domande. Ovviamente ti fai assistere da Italia. Buongiorno a tutti. Allora, vi leggo le domande che sono oggetto di diverse materie, quindi che possono servirvi per qualsiasi tipo di concorso. E voglio darvi anche un consiglio, prima poi di iniziare la correzione per appunto i nostri iscritti, di cercare di mettervi alla prova con una tempistica ben precisa. Qui in questa batteria di quiz troverete anche quelli inerenti ai quesiti situazionali. In questo caso, nei concorsi pubblici, per i quesiti situazionali conviene sempre rispondere perché voi dovete indicare la risposta più adeguata o meglio più efficace. Quindi in ogni caso, in caso di errore, la vostra risposta non viene sottratta come punteggio, ma viene dato il punteggio di 0. Quindi in ogni caso io vi consiglio sempre di rispondere alle domande quesiti situazionali. Cosa diversa se non vi sentite diciamo sicuri sulle altre materie. Ovviamente non vi lanciate, ma cercate di utilizzare una tecnica che vi possa comunque portare alla risposta corretta. Ovviamente queste tecniche sono state spiegate durante il corso di Ministero dell'Interno, lo faremo anche per RIPAM per chi è interessato e lo faremo anche dopo per coloro che sono iscritti alle simulazioni. Prima di leggere qualche domanda, leggo un attimo queste domande qui. Sì, ma a lezione non si sente. Non si sente, sono interessata a fare una lezione. Aspirante magistrato, per quanto riguarda magistratura, devi contattare la segreteria o comunque i numeri che ha indicato l'avvocato Savarese. Quindi procederanno sicuramente a dare tutte le informazioni, perché questa non è la lezione di magistratura, ma la lezione su concorsi pubblici. Ok? Vediamo se c'è un altro. Allora, io direi per i corsisti faccio partire il timer di un'ora, quindi diciamo che iniziamo la correzione, sono le 10:20, giusto? Alle 11:20 iniziamo la correzione per i corsisti che hanno, insomma, acquistato il pacchetto simulazione. Per il resto provvedo soltanto, a leggervi le domande, perché poi le risposte ovviamente le commenteremo nella diretta privata. Anna Rita ci scrive: concorsi pubblici solo per la regione Campania, quali sono? Allora, Anna Rita, ti invito a seguire la diretta che terrà l'avvocato Savarese mercoledì alle ore 14. In ogni caso, per qualsiasi informazione, puoi contattare il nostro numero WhatsApp. Magari se riesci, questo è Instagram, magari metti questo numero su Instagram come commento. Allora, leggo la prima domanda. La prima domanda concerne il pubblico impiego. Se il lavoratore risulta eccessivamente assente per cause di infortunio e malattia, quest'ultimo può rischiare licenziamento? Domanda numero 2. Chiaramente non vi leggo le risposte perché sono indicate, nella pagina che è stata pubblicata e poi le commenteremo ai soli corsisti. Domanda numero 2. Siamo in ambito del diritto amministrativo. In particolare il decreto legislativo 2023 numero 36. La domanda ci chiede chi è responsabile dell'applicazione delle regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte. Domanda numero 3. Oltre al criterio di efficacia,
indicare quali sono gli altri quattro criteri che reggono l'attività amministrativa. E qui siamo in ambito della legge 241 del 90, ragazzi, una legge fondamentale che abbraccia il fulcro del diritto amministrativo e che sarà oggetto di tutti i concorsi, quindi il diritto amministrativo veramente è la base. Andiamo avanti nel giudizio di accesso. L'amministratore che cosa può fare? Mi chiede la domanda. Attenzione anche quando leggete le domande, perché a volte viene sottoposta sotto forma di negazione, altre volte dovete individuare la risposta corretta. Mi fermo un secondo, il numero 377 312. Sì, aspirante magistrato, questo è il numero. E poi abbiamo il numero della sede per le chiamate 081 19 34 43 53. Per il concorso agenzia riscossione c'è un corso, un metodo per superarlo. Sì, Pasquale, per tutte le informazioni contattate il numero WhatsApp o chiamate il numero della nostra sede. Comunque c'è un corso, stiamo facendo appunto le simulazioni e i nostri corsi vi danno appunto un approccio, un metodo per superare qualsiasi prova. Proseguo con la domanda numero 5. In relazione all'articolo 104 del decreto legislativo 2023, quindi siamo in ambito del nuovo codice degli appalti pubblici, come viene definito l'avvalimento? L'abbiamo affrontato diverse volte al corso. Domanda numero 6. Per quale delle seguenti materie si consente l'applicazione dell'istituto della segnalazione certificata di inizio attività, quindi la SCIA, domanda super gettonata per i vari concorsi? Domanda numero 7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 90, gli uffici comunali hanno il dovere di concludere un procedimento? Quindi questa è la classica domanda che viene posta sotto forma di affermazione. E la domanda vi chiede come avviene questo dovere di concludere un procedimento, cioè mediante quale provvedimento. Domanda numero 8. Per peculato comune, qui siamo in ambito del diritto penale, spesso e volentieri i concorsi richiamano il diritto penale nella parte dei delitti contro la pubblica amministrazione, quindi anche questa materia è fondamentale per diversi concorsi. Qui vi chiede il peculato comune, quindi siamo in ambito dell'articolo 314,1, se l'autorità giudiziaria competente, il tribunale, e la competenza è sempre dello stesso tribunale collegiale. Quindi ci si chiede in particolare per il peculato d'uso, che è il secondo comma dell'articolo 314. Domanda seguente, sempre in base all'articolo 314, come avviene la condotta di peculato, cioè in cosa consiste? Quindi una domanda secca che vi compromette una conoscenza specifica della norma di quell'articolo 314. Andando avanti, nei reati contro la pubblica amministrazione, che cosa caratterizza il dolo? Ragazzi, tutte cose che abbiamo affrontato con i nostri corsisti, quindi una volta che voi seguite il corso, studiate, avete il vostro materiale didattico, sarete in grado di rispondere correttamente a queste domande. Domanda numero 11, la condanna per il reato di concussione cosa comporta? Quindi vedete, veramente domande molto specifiche per i reati. Domanda numero 12, siamo in ambito del diritto civile, anche la materia del diritto civile è una materia fondamentale e ve la ritroverete sempre. In questo caso, 1457, in quale ipotesi il termine fissato per l'adempimento di una prestazione di parte deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra? Domanda seguente, siamo in ambito dell'obbligazione alternativa. Le obbligazioni sono oggetto del concorso Ministero dell'Interno, ma soprattutto dell'Agenzia delle Entrate. Probabilmente anche RIPAM, adesso non ricordo tutti i profili, ma il diritto civile è veramente ovunque. A seguire abbiamo l'articolo 1344 sul contratto che costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa e quindi vi chiede cosa è illecita in questo caso, la differenza tra l'oggetto, la forma e la causa del contratto. Abbiamo poi la norma relativa al 1423. Quindi quando è il contratto nulla, nullo può essere convalidato e se questo può essere convalidato. A seguire abbiamo il diritto costituzionale, che anch'essa è una materia fondamentale, che vi ritroverete quasi sempre ai concorsi. E
La domanda numero 16 vi chiede: sono elettori tutti cittadini? E vi indica le varie fasce di età. In Italia la carica di giudice della Corte Costituzionale è incompatibile con l'esercizio della professione di avvocato? Vi chiede se questo in realtà vi risulta come incompatibilità. A seguire, articolo 81 della Costituzione, le Camere approvano la legge di bilancio, e vi chiede la tempistica di quando le Camere appunto approvano la legge di bilancio. Ancora un collaboratore, a cui la domanda numero 19 iniziano con i quesiti situazionali che sono oggetto di RIPAM, Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Interno. Qui vi chiede qual è la situazione più idonea del collaboratore ripreso dal suo capo d'ufficio e si giustifica. Con calma poi vi leggerete tutte le varie risposte. Stessa cosa alla numero 20, stai aiutando il tuo dirigente nella scelta del nuovo collaboratore, ma nessuno dei candidati presenti dall'ufficio risorse umane ti convince, cosa fai? Qual è il segreto per rispondere a questi situazionali? Ragazzi, non c'è un metodo, semplicemente dovete immedesimarvi in questa situazione e rispondere ponendovi in questa situazione con la risposta più adeguata, più efficace. Quindi non valutando quello che voi fareste in questa situazione, ma quello che fondamentalmente è più giusto da fare. Domanda numero 21, la stessa cosa. Al tuo ufficio è stato attribuito un obiettivo nuovo e particolarmente sfidante. Ti rendi conto di non riuscire ad averne un quadro tecnico perché non è la tua materia. Nel tuo ufficio ci sono tecnici, ma il conseguimento del risultato dipende da diversi fattori. Qual è il modo migliore per impostare un lavoro in tal genere? Quindi vi chiede di analizzare le varie risposte e dare la risposta più efficace. Domanda numero 22. Hai appena inviato via email un documento al team che dirigi riguardo una nuova procedura interna, tuttavia hai dimenticato che uno dei tuoi collaboratori è impotente e non hai utilizzato un formato carattere accessibile. Qualche minuto dopo, infatti, il collega ti risponde chiedendoti se puoi inviargli quel documento in un formato di facile lettura per lui. Che cosa fai? E quindi bisogna anche qui rispondere con il consiglio più adatto. A seguire devi spiegare a un collega la validità di alcuni provvedimenti che hai dovuto intraprendere su direttive del dirigente nella gestione di una specifica attività lavorativa. Ti sei accorto che il tuo vice ha nei tuoi confronti atteggiamenti non sempre leali? Sembra che segue le tue direttive, ma a volte ha dei comportamenti controdipendenti che si ribaltano negativamente su altri colleghi. A seguire, sei stato poco assunto in un nuovo ente, durante le prime 2 settimane noti che il flusso di lavoro in ufficio è molto, ma te ne viene affidato poco. Che cosa fai? Ci sono varie soluzioni. Poi abbiamo le domande di logica. Ragazzi, logica, diciamo che c'è un metodo per affrontare queste materie. Qui in questo esempio sono poste delle domande per la logica del Ministero dell'Interno, quindi diciamo che non sono domande di logica verbale, ma di ragionamento critico verbale riguardanti sinonimi e contrari. Ma per chi poi seguirà le nostre lezioni capirà sin da subito qual è il metodo corretto per rispondere a domande di logica. Qui la numero 26 vi chiede la domanda attinente alla parola elio. A seguire c'è il sinonimo di sedizioso, poi trova l'intruso nella seguente lista, quindi diciamo qua la tecnica è individuare la parola che non richiama, non viene collegata alle altre risposte. Poi c'è una domanda di ragionamento. Nella frase Stefano ha sicuramente uno scheletro nell'armadio, l'espressione avere uno scheletro nell'armadio, che cosa sta a significare? Qui avete diverse risposte. Se riuscite a pubblicare il commento su Instagram, ok. In base alle informazioni, tutti i segnali stradali sono molto chiari, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera? Ancora, trovare l'elemento che non segue la logica, quindi la parola che si distacca dalle altre parole. Ancora, siamo in presenza del diritto dell'Unione Europea, quindi ci chiede la domanda, le fonti in realtà, la facoltà di istituire le camere giurisdizionali dell'Unione Europea. Ancora, siamo in presenza della legislazione speciale, quindi ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
che cosa possono fare gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza. Domanda numero 37, il permesso di soggiorno deve essere richiesto. Domanda 38, sono attività di protezione civile, vi chiede quali sono queste attività. Domanda 39, quanto dura il corso di formazione iniziale per i vincitori del concorso alla carriera prefettizia? E ultima domanda, qui nello specifico riguarda, essendo il concorso ministero all'interno, riguarda la legislazione penale amministrativa. Scusate, legislazione speciale amministrativa. Quanto dura il corso di formazione per i vincitori del concorso alla carriera prefettizia e in quante direzioni si articola il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile? Quindi vi chiede nello specifico gli anni. Ok? Io ho letto le 40 domande, ovviamente voi avete a disposizione il file delle domande, per i non corsisti non avete le risposte. Se siete interessati alla correzione dei quiz, ai nostri corsi potete contattarci. Vi lascio giusto un minuto se dovessero arrivare qualche domanda per poi procedere a chiudere le dirette. E vi invito anche a seguire la lezione dell'avvocato Savarese di mercoledì. Mercoledì che l'abbiamo 23 alle ore 14. Io su Instagram non leggo domande, ok? Aspetto giusto un minuto. Pasquale abbiamo risposto prima che c'è il corso agenziale di riscossione. Per qualsiasi informazione contatta il numero della sede. Se sai di qualche commento c'è il commento della dottoressa Starace, della dottoressa Fabiana Caruso, quindi puoi fare riferimento lì ai numeri. Prima che chiudi, ritorno, io faccio un avviso e poi Ok, chiudo. allora ho dato un minuto per le domande e Ah, quindi poi. posso fare avviso? Va bene, allora vengo da un minuto. Ok, lo attendiamo l'avvocato Savarese. Però diciamo che ci sono varie materie, come in questo caso amministrativo, costituzionale, Unione Europea, procedimento amministrativo che sono contabilità, che sono domande, cioè che sono materie inerenti all'Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Interno, RIPAM, ad altri concorsi che sicuramente usciranno. Quindi insomma dovete comunque approfittare. E magari anche per coloro che stanno seguendo la diretta pubblica, mettete comunque, mettetevi in gioco e provate a rispondere a queste domande. Dici che puoi intervenire ma che stacchiamo. Di solito a fine corso organizziamo le simulazioni per i corsisti, però anche per gli esterni. Questo momento diciamo caldo per i concorsi. Ok, ho risposto alle varie domande, quindi. Allora, come avete visto, in questo caso vi abbiamo dato un bell'assaggio di torta, nel senso che questa è la nostra impostazione quando facciamo le simulazioni dei quiz. Non è come quando uno deve prepararsi per la patente, mette clicca, sbagliato o esatto, no. Qui spieghiamo come va impostata una domanda, come è strutturata la domanda, quindi capire cosa vuole chiedere e soprattutto spieghiamo come rispondere.
Poi ci sono delle tecniche molto importanti di memorizzazione, soprattutto che vi consentono di sfruttare il tempo che avete a disposizione, perché non ci dimentichiamo che non avete un tempo infinito per fare queste prove, generalmente sono 60 minuti e vi posso garantire che 60 minuti passano come se fosse un minuto. Quindi per chi vuole prepararlo, leggo il commento di uno studente che dice: ma per il concorso Agenzia delle Entrate c'è un corso, un metodo per superarlo? Caro Pasquale, è proprio questo il metodo, noi lo stiamo spiegando e vi diamo la possibilità ovviamente di partecipare. Ora, chi è interessato a iscriversi alle nostre simulazioni proprio private, perché ne faremo anche altre, cioè nella stessa giornata di oggi ci sarà una doppia simulazione, quindi vi daremo altre domande oltre a queste che andremo a correggere, contattateci e ripetiamo il numero WhatsApp che è 377-312-6342, invito i collaboratori della scuola a scriverlo nei commenti di tutte le nostre dirette o a chiamare la nostra sede che è 081-193-44353. Quindi noi per i nostri corsisti ci vediamo tra poco, per chi invece oggi si è collegato e dice io voglio prepararmi con voi con questo metodo, con questa struttura, ci contattasse privatamente. Buona lezione! Ah, tra l'altro scusami, scusatemi, ho dimenticato una cosa molto importante, ci ripeteremo con lo stesso format mercoledì alle ore 10. Quindi faremo la stessa cosa pubblicamente alle ore 10, faremo una prima parte pubblica per poi una parte privata, unificando la lezione che tengo io ogni mercoledì, in modo tale che faremo una prima parte generica come abbiamo fatto oggi di informazioni tecniche sui concorsi pubblici, in particolare su quelli che andranno a uscire con una panoramica più precisa, più la simulazione relativa proprio ai concorsi in oggetto. Quindi chi vuole si può collegare poi direttamente mercoledì alle ore 10. Buona lezione. Ok. Giusto un minuto, mano, vediamo. Ok, allora saluto per tutti coloro che ci stanno seguendo pubblicamente. Alla prossima.